progetto del Ministero invece vuole porre in una grande cornice i giovani, dandogli dei palcoscenici prestigiosi, un'occasione prestigiosa. Avete organizzato una gran bella cosa, secondo me, perché è un momento di confronto vero e importante con delle persone competenti. Mi chiamo Donato Maniello, ho 30 anni, vengo da Napoli. Ho visto questo banner che lampeggiava di avvertenze generali e non potevo credere ai miei occhi che esisteva un bando per giovani artisti emergenti che desse uno spazio così importante per mettersi alla prova. Manifestazione in questo quadro incredibile che sono i mercati traianei. È un'iniziativa brillante perché dà la possibilità a dei giovani talenti di essere conosciuti e magari di essere indirizzati verso una carriera significativa. Propria opera in un contesto già di un'opera d'arte che è, insomma, sono i fori imperiali, è un altro tipo di emozione, è far parte dell'arte stessa. Di
Vertenze Musicali, che è figlia di un progetto ancora più grande che è Vertenze Generali. È un progetto che è stato ideato da Monica Ratti e da Emanuele Ladovaz con la supervisione di Fio Zanotti, che è proprio qui in veste di talent e non è l'unico, quindi darei un applauso, grazie. E Vertenze Musicali serve proprio a questo. Ci sono dei giovani artisti che si esibiscono qui nella metropolitana, un posto di passaggio dove prendere un treno in corsa al volo. E il treno in corsa è proprio questo, l'opportunità, l'occasione di farsi ascoltare finalmente da qualcuno che ne sa. Sono Alberto Donatelli e sono il primo che suona questa sera, apre questa manifestazione, sono parecchio emozionato e contento, uguale. Sì, parecchio, è una manifestazione stupenda, non mi sembra neanche di stare in Italia, sinceramente, come tipo di atmosfera. Sono contento questa sera di avere con noi Alex Britti. Ciao, ciao a tutti, ciao Fio. Quando uno vuole fare il musicista dovrebbe inseguire una passione. Ora viviamo un periodo strano musicalmente, perché un sacco di gente vuole fare il musicista, vuole cantare, ma non sa neanche bene che cos'è la musica, cioè vogliono essere personaggi, vogliono andare in televisione, vogliono fidanzarsi con le veline, poi della musica magari non gli frega neanche più di tanto. Quando abbiamo iniziato per colpa di Monica Ratti, diciamo, a presentare questa cosa, l'organizzatrice del progetto insieme a Emanuele Ladovaz, a cui chiederei un applauso. Ci hanno preso tutti per pazzi, devo dire, sia a me che al sottosegretario Giro, cioè ci hanno scambiato un po' per matti nel montare questa cosa insieme. Se dici come ti testa, cosa mi fai? Incredibile, davvero, quelle cose che dici, ma sai che bellezza sarebbe che sono qua, invece poi ci ritrovi, è una gran cosa. Quindi da questo punto di vista, se lo dico, la manifestazione è una bella cosa, insomma, davvero una bella, invece dei soliti premi che so, ti regalano 5 ore in una sala di registrazione, che con 5 ore non ci combini mai niente, davvero mai niente. Invece è la possibilità, insomma, di suonare un posto così, insomma. Anche perché io non credo che ci ricapiterà mai più. Ci siamo giocata e un posto così.